Ben ritrovati a Pillole d'Ambiente 2022. L'Associazione Intercomunale Ambiente Sicuro e il Forum Esonale Veneto dei Contratti di Fiume vi danno il benvenuto a questa nuova puntata. Oggi parlo anche a nome di Alessandro, assente per problemi improrogabili di lavoro. Siamo nati a maggio 2020 per un'oggettiva difficoltà di comunicazione. Oggi Pillole d'Ambiente è una realtà oramai consolidata con ben 72 trasmissioni. In questa trasmissione trovano libere opinioni che altrimenti non riuscirebbero a esprimersi, spunti di riflessione e approfondimenti successivi. Quindi è una trasmissione che a noi piace, speriamo piaccia anche alle persone che la vedono, sia in diretta che registrata. Ai dintorni di Radio Science, Rosario Moreno, che ci ospita e diffonde su ben 16 emittenti digitali radio e TV ed attraverso Media Center, su Multina.com, il nostro forte ringraziamento. Grazie anche al gruppo musicale The Five Places, che per noi ha composto la sigla che avete appena sentito e che chiuderà Pillole d'Ambiente, Dirty River, ovvero Fiumi Sporchi. Un brano che in modo diretto ci invita ad occuparci sempre di più dei nostri corsi d'acqua, a rispettarli, ad amarli e anche a pulirli. Ricordiamo che si possono sempre inviare domande scritte rivolte ai nostri ospiti in trasmissione all'indirizzo WhatsApp 347-2305-979. Al termine della diretta, la trasmissione con tutte le puntate sin qui trasmesse si può sempre sui canali YouTube rivedere ed ascoltare. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Luciano Strabello, col titolo del webinar, e che è anche un programma che tratteremo oggi, dalla passione della bici alla raccolta di civiltà altrui. Questo è un programma importante, quindi parliamo di bici e parliamo soprattutto di inciviltà, inteso come abbandono di rifiuti, di inciviltà proprio, ecco, di persone che purtroppo fanno questo. E non so se Luciano vuoi tu raccontarci com'è nata la passione per la bici, ma soprattutto questa raccolta di inciviltà altrui che vediamo condensato nel marchio Le Mie Spalle, che tra l'altro è l'ultimissimo marchio creato con un colibri che fa da testimonial dell'associazione che è nata recentissimamente. Prego Luciano. Intanto buonasera. Com'è iniziata questa storia? Questa storia qua è iniziata praticamente, la mia è stata una protesta. Volevo in qualche maniera mettere sotto gli occhi di tutti quello che ci circonda, cioè l'inciviltà che ormai regna sovrana, e siccome, come hai detto tu Marino, io sono un ciclista di vecchia data, e tu ben sai che in bicicletta si va piano e si vede, oltre a vedere le bellezze di nostra madre terra, ahimè, vediamo anche tutte le schifezze che l'essere umano riesce a depositare lungo i fossi, negli anfratti e un po' dappertutto. È stato come un vulcano, praticamente a un certo punto della mia vita ho detto devo fare qualcosa di concreto, anche se servirà poco. Infatti il colibrì alle tue spalle, come puoi vedere, è una goccia, e ecco, noi ci siamo definiti gocce perché sarà un insieme di gocce a fare la differenza. Almeno questo è quello che speriamo noi raccoglitori di civiltà altrui. Ricordo anche la data, era il 6 novembre e dopo avermi costruito un carrettino, perché io quando lavoravo costruivo mobili, mi sono anche coniato questo nome, raccoglitore di civiltà altrui.
e ho cominciato senza nessuna pretesa ad andare per Fossi. Naturalmente i miei concittadini nel vedere una persona che attaccato alla bici, cioè, a un carrettino, cioè, si sono un po' meravigliati e appunto non riuscivano a capire il motivo. Il motivo è questo, insomma, ho voluto dare un segnale, fare qualcosa di concreto. E via via, man mano che il tempo passava, si sono avvicinati prima conoscenti e poi si è allargata la macchia d'olio e tuttora siamo un bel gruppo, siamo diventati associazione circa un mese fa, contiamo circa un 200 volontari sparsi un po' dappertutto, addirittura anche nella provincia di Treviso, siamo nel Vicentino, nel Veronese, nel Padovano, insomma, ecco. E cerchiamo in qualche maniera appunto di mandare questo messaggio che bisogna fare qualcosa veramente di concreto senza aspettare che siano sempre gli altri a fare qualcosa. Ecco, noi siamo voce e prima di partire, per questa io la chiamo una missione ormai, perché per me e per i miei ragazzi è una missione. Prima di partire ho scritto anche una poesia che si intitola Oltre la siepe. Perché oltre la siepe? Perché il nostro giardino è oltre la nostra siepe. Dobbiamo far capire a tutte le persone che come si comportano dentro al proprio giardino, alla propria casa, lo devono fare anche fuori. Cioè essere più attenti e soprattutto magari anche fare osservazione a chi vuoi per abitudine, perché a volte è un'abitudine quella, no, di aprire il finestrino e magari buttare fuori anche solo un fazzolettino, poi dicono sì è biodegradabile, sì, però a casa tua non lo butteresti un fazzolettino per terra nel tuo giardino. Dunque, ecco, vogliamo anche mandare questo messaggio e soprattutto alle nuove generazioni. Io è già più di un anno che vado a parlare con i bambini dell'asilo, con le scuole elementari, con le scuole medie e anche le superiori, e appunto per far capire ai ragazzi che i ragazzi sono carte assorbenti, dunque imparano il bello e anche il brutto. Ecco, noi raccoglitori cerchiamo di insegnare loro che cos'è la civiltà e dobbiamo insegnare loro appunto che di madre terra ne abbiamo una sola e non ce la possiamo toccare. Ecco, questo è in sintesi quello che mi ha spinto a iniziare, io la chiamo una missione ormai, perché non riesco più a vedere, a lasciare per terra nulla, e lo stesso stanno facendo i miei ragazzi. Beh, direi chiarissimo, chiarissimo la tua missione che ti sei dato e anche la partenza di questa missione. Proviamo a fare un passo indietro. È una mia curiosità e anche una mia passione a livelli decisamente diversi dai tuoi. Come è nata la passione per la bicicletta? E probabilmente è quella che poi ha scatenato la passione per l'ambiente, per la pulizia del territorio. Come è nata, Marino? Tu sai benissimo che ciclisti ci si diventa, però se persone sensibili si nasce, secondo me. Ecco, la bicicletta per me è una maestra di vita, io come tu ben sai la pratico anche in maniera estrema perché mi fa capire molte cose, mi fa stare sempre più coi piedi per terra, più faccio fatica in bicicletta e più capisco che veramente l'uomo ha bisogno di quasi nulla. Io ho bisogno di passare attraverso la fatica, il sudore, insomma, ed è stato un crescendo, Marino, è stato un crescendo perché si comincia dal giretto, poi
vuoi allargare i tuoi orizzonti, allora cominci a fare qualche gran fondo, poi capisci che le gran fondo sono gare, a te le gare non interessano, a te piace stare a contatto con madre terra, con madre natura, e allora scopri un bel giorno che ci sono dei ciclisti. Io non mi ritengo ciclista, io mi ritengo pedalatore. Ci sono pedalatori che partono in bicicletta e fanno centinaia, migliaia di chilometri in autosufficienza, e questo mi ha aperto un mondo nuovo. Io sono un randonnée, per chi non sa cosa vuol dire randonnée, praticamente sono quei pedalatori che in autosufficienza partono e fanno ore, giorni in bicicletta, giorno e anche notte. Cioè è una pratica poco conosciuta, è uno sport di nicchia. Per esempio ci sono anche le Olimpiadi del ciclismo estremo, si disputano in Francia, la Parigi-Brest-Parigi di 1200 km. Per andare a questa Olimpiade bisogna qualificarsi, ci sono quattro brevetti: un brevetto di 200, un brevetto di 300, un brevetto di 400 e un brevetto di 600. Una volta terminati tutti e quattro, mandi su in Francia a chi organizza la Parigi-Brest-Parigi e ti sei qualificato. Lì bisogna hai 90 ore di tempo per fare 1200 km in autosufficienza. Io ne ho fatte 4: 2007, 2011, 2015 e 2019. L'anno prossimo si disputerà l'ennesima Olimpiade e spero, insomma, ecco, se il buon Dio vorrà, di partecipare. E è qualcosa di veramente molto particolare che ti fa, come ho detto prima, ti fa tenere veramente i piedi per terra e capisci che no, l'uomo non è nulla, è poca cosa rispetto a tutto quello che ci circonda, ed è stato questo il live motive che mi ha portato a iniziare questa mia missione: raccogliere l'inciviltà altrui. Cioè noi non abbiamo nessuna pretesa, non vogliamo insegnare l'ecologia, non vogliamo insegnare nulla a nessuno, noi raccogliamo quello che gli altri gettano. E vedo che c'è molta partecipazione, le amministrazioni ci stanno veramente dando una mano, anche perché hanno capito che siamo una realtà che cresce sempre di più, e questo fa ben sperare, insomma, in un futuro più civile. Sì, mi ha incuriosito molto la presentazione del tema bici, perché è un percorso che sto vivendo anch'io, abbastanza di recente, nel senso che la bicicletta l'ho utilizzata abbastanza negli ultimi 10 anni, ma con un crescendo di tipo di attività e soprattutto di scoperta di luoghi che mi è piaciuto moltissimo, quindi fare dei giri anche alcuni impegnativi, alcuni decisamente meno, però tentando di crearsi un itinerario proprio per andare a scoprire un territorio, per vederlo. E questa cosa mi sta dando grande sorpresa positiva su itinerari, su giri, su gite che non avrei mai immaginato di riuscire a fare, sia dal punto di vista fisico che di coraggio di andare in questi territori che ormai escono dal Veneto, mai fino ad oggi in più giorni. Quindi quest'anno mi cimenterò in una gita di più giorni, magari pochissimi giorni, però per vedere la reazione anche del corpo, del fisico. Ti ho chiesto anche di introdurre con la bicicletta, perché settimana scorsa abbiamo avuto un ospite, uno storico e scrittore,
probabilmente lo conosci anche perché abita non lontano da te, Tony Mazzetti, che recentemente ha scritto un libro sui Colli Uganei, ma una persona con una preparazione straordinaria, ma anche un'empatia veramente particolare. E l'ho fatto entrare io nell'argomento perché lui ha criticato fortemente la fruizione dei Colli Euganei da parte delle persone che vanno il fine settimana, si assembrano, non godono il territorio, magari vanno a fare la grigliata in un punto prefissato dove tutti vanno, e quindi a piedi e soprattutto con chi fa fuoristrada con le moto, ma anche ultimamente soprattutto con le biciclette, con discese distruggendo anche il territorio, i nostri piccoli passaggi che ci sono. E la critica è che con la macchina, con la bicicletta non si riesce a conoscere il territorio, quindi questo tipo di fruizione è una distruggere i Colli Euganei. E questo Mazzetti si è preso una valanga di insulti da parte di chi utilizza in questa maniera la bicicletta. Mi pare di capire che la tua è invece una modalità totalmente diversa di fruizione. Sei stato ieri, per esempio, sui Colli Iberici, settimana scorsa sui Colli Euganei, facendo praticamente, questa è cosa veramente curiosa ma anche importante dal punto di vista agonistico, praticamente tutte le salite che ci sono nei nostri colli, quindi veramente credo che la fruizione, non so se me la confermi, sia molto diversa da quella che diceva Tony Mazzetti di persone che vanno a distruggere i colli. In effetti, Marino, vedi, tu vai nei colli e vedi l'essere umano cosa è diventato. L'essere umano è diventato un sedentario, praticamente si portano fin dove c'è la striscia d'asfalto, a volte anche oltre, in macchina, e poi si mettono comodi fino a sera e mangiano e bevono. Cioè, l'essere umano è questo ormai, gran parte delle persone ha scambiato il territorio per una trattoria. Cioè, ho capito, si può anche fare, però insomma c'è un limite a tutto. E come ti dicevo prima, per me la bicicletta è maestra di vita perché ti fa assaporare fino all'ultimo minuto delle tue uscite il vero senso che bisogna dare alla vita. Cioè, bisogna guadagnarsi tutto. Io ieri, come hai detto tu, ho fatto 5.000 metri di dislivello, 5.000 metri di dislivello. Ma li ho fatti con una serenità, una tranquillità esteriore e interiore incredibile. Cioè, non ho ancora finito di conoscere il Luciano Strabello che vive in me. E ogni giorno è una scoperta. Cioè, 30 anni fa non riuscivo a fare queste cose in bicicletta. Adesso ci riesco perché? Oltre al fisico, ci vuole la mente, la testa. Per fare un giorno, una notte e più, sempre in bicicletta, ci vuole la mente, la capacità mentale. Ecco, puoi essere stanco adesso e fra 3 ore, 4 ore, puoi essere ritornato con tutte le tue energie. Non c'è scritto che se sei stanco adesso, fratello, sei ancora più stanco. Cioè, come pratico la bicicletta io, praticamente capisci sempre di più le tue capacità, che sono illimitate alla fine, Noi, l'essere umano ha capacità illimitate, noi riusciamo a sfruttare il 2-3% di quello che veramente siamo capaci di fare. Bisogna trovare la giusta dimensione. Io, per esempio, non corro dietro nessuno, io vado con la mia tranquillità, mi fermo a fare fotografie,
Mentre vedi che il ciclista fa tutt'altro, cioè viaggiano a testa bassa, vogliono arrivare sempre prima di te. Ecco, quello è un modo sbagliato perché non riesci a goderti quello che ti circonda. E soprattutto non vedi niente, ahimè non vedi neanche l'inciviltà che c'è ai bordi della strada e dentro i fossi. Io purtroppo la vedo tutta e questo mi fa star male, cioè mi amareggia veramente. E io ogni tanto, Marino, dico che è una guerra persa. Perché? Perché magari ci vorrà una generazione perché cambi qualcosa ed è anche per quello che noi andiamo per le scuole. Vogliamo far capire ai ragazzi l'importanza dei piccoli gesti. Per esempio a Montagnana stiamo facendo una campagna contro il mozzicone che i fumatori, il mozzicone di sigaretta che i fumatori con la massima disinvoltura gettano a terra e siamo riusciti a far comprare al comune dei cestini con degli appositi posacenere. Abbiamo già fatto 3-4 raccolte e è incredibile vedere quanti mozziconi ci sono a terra. Cioè noi tutte le volte che ecco, noi abbiamo anche sviluppato quello che è allora la mia poesia dice no, oltre la siepe perché il mio non è scritto da nessuna parte che io perché sono da Montagnana ipotesi devo pulire solo Montagnana, noi andiamo a pulire anche altri comuni limitrofi ma anche abbastanza lontani, prendiamo accordi con le amministrazioni e senza nulla pretendere andiamo, fissiamo una data dedicata a nostra madre terra. Io odio dire la parola giornata ecologica. La giornata ecologica, quella fatta una volta all'anno, serve a ben poco. Bisogna dedicare più tempo a nostra madre terra. E noi incominciamo così, incominciamo con la giornata dedicata a nostra madre terra nei vari comuni, dopodiché speriamo che venga fuori qualche volontario e si prenda la briga di fare il referente dei raccoglitori di civiltà altrui. Ci stiamo riuscendo, a volte non è facile, però insomma vedo che la cosa funziona. Certo, beh, in qualche modo anche l'associazione che rappresento, Dolente Sicuro, ha adottato i carrelli che tu hai creato, i carrelli che sono molto efficaci dal punto di vista immagine, presentazione di un'attività e anche utili alla raccolta stessa. E in una di queste raccolte noi abbiamo avuto anche parecchi bambini giovanissimi con le mamme e al telefono dovremmo avere, se la regia cortesemente prova a chiamare, la nostra socia che è proprio ha partecipato a una di queste attività. E la figlia piccolissima è rimasta entusiasta da questo carrello, da questa rappresentazione della pulizia del territorio. Qui vediamo se diciamo. Sì, Irina. Sì, buongiorno, buonasera. Ciao, siamo su Pillole d'Ambiente, siamo con Luciano Strabello che ha creato i carrelli che ciao. Anche la figlia ha apprezzato, diciamo, nelle uscite che abbiamo svolto. Ho visto il bellissimo lavoro fatto. Abbiamo Luciano con noi che ci stava raccontando la sua esperienza che è nata dalla bicicletta, una bicicletta però non con la testa abbassata per la prestazione, ma per conoscere il territorio, per amarlo. E da questo amore è venuto fuori la bruttezza dei rifiuti e quindi ha creato questo suo brand, raccoglitore di civiltà altrui, e qui è nata un'attività che adesso svolge con ben 200 persone. Quindi noi, nel nostro piccolo, con le nostre iniziative che coinvolgono ogni volta 20-30 persone, insomma,
ci diamo da fare e quindi così volevo la tua testimonianza dell'attività che stiamo svolgendo assieme e anche così, così se vuoi interagire con Luciano Strabello, insomma, che è qui con noi oggi. Certo, la prima cosa che mi viene da dire è noi siamo Goccia, è la frase imparata felicemente dalla mia figlia che ha quasi 6 anni e ogni volta che vede le inciviltà altrui, le immondizie buttate per terra, si ricorda sempre di dirmi guarda mamma, queste sono le persone incivili, guarda che bisogna assolutamente insegnarli di non buttare nulla per terra, di raccogliere i rifiuti dietro di sé, e poi aggiunge, noi siamo Goccia, vero mamma? E detto, certo, perché la goccia è quella che fa buco nella pietra. Quindi pian pianino, con un po' di gocce, con le esperienze, grazie alle iniziative sia del Brenta Sicuro sia di Luciano che ha ideato questo carrellino, finalmente le persone iniziano a pensare prima di fare qualcosa. Ecco. E si vede anche come esperienza personale invece recente, si vede la coscienza delle persone, per esempio le persone che frequentano il social, molto famoso tra soprattutto i minorenni e l'età prima di 25 anni, dove i video che riguardano la raccolta dei rifiuti e qualsiasi tipo di video in genere che hanno a che fare con l'ambiente e con i rifiuti, raccolgono tantissimi like e tantissimi interazioni, visualizzazioni, quindi il carrello in sé che l'ho visto e l'ho sfruttato per modo di dire purtroppo perché raccogliendo i rifiuti non puoi farne a meno perché effettivamente quando lo fai non riesci a portare assolutamente tutto il peso delle mutizie sulle spalle, il carrello è un ottimo aiutante perché ti permette di fare più di quello che normalmente potresti fare da solo o da sola. Ecco, infatti ringrazio tantissimo Luciano per questa iniziativa e spero di coinvolgere sempre di più persone, soprattutto perché nel nostro piccolo possiamo fare tanto. Sì, se posso aggiungere una cosa, il carrello è stata una provocazione perché volevo far capire che dobbiamo tornare indietro di 50 anni, e cioè usare di più la bicicletta e cercare di usare meno la macchina. Cioè il vedere un carrello a bordo strada di questi tempi è inusuale, cioè non ne vedi assolutamente. E appunto, ecco, e vedo che il carrellino non può passare inosservato, cioè vedere una persona o un gruppo di persone che raccolgono, no, i rifiuti, l'inciviltà altrui con un carrellino è anche bello da vedere, insomma, le persone si fermano, ti ringraziano, insomma, sono tutte piccole cose che fanno bene, insomma, al cuore. La visibilità ha tanto impatto, la visibilità, la gente dove vede poi eventualmente e soprattutto si spera copia, quindi laddove vede una persona raccogliere i rifiuti, dopo anche ad essa viene automatico e quasi di spontaneo continuare a fare lo stesso lavoro che faceva la prima persona. Per dire, e il carrello in sé è un bel oggetto, un bel simbolo dell'inciviltà e dell'impegno che mettono tutte le persone nel ripulire il nostro ambiente. Certo. Certo. Bene. Pronto? Mi sentite? Sì. Ok, avrei voluto far partecipare anche la bambina direttamente, che avrebbe detto anche la sua, ma purtroppo non è con me, quindi mi dispiace, porto la sua voce. Certo,
Dicevo, prima non mi ha sentito, ringrazio Irina per la sua bella testimonianza e Grazie a la voi. prossima iniziativa, insomma, ci incrociamo spesso e Assolutamente. iniziative ne abbiamo spessissimo, per cui ci vediamo a breve. Complimenti anche per la tua prestazione di influencer che veramente ha dei filmati su TikTok, mi pare, giusto? No, 255 visualizzazioni continuano ad essere visualizzate, quindi sì, di nuovo sono diventata mini influencer. Complimenti ancora. Va Grazie. Grazie bene, brava. Grazie, ci sentiamo. Buona serata. a voi. Buona serata, Ciao. buon proseguimento. Ciao. Grazie, Arrivederci. grazie. Bene. E quindi partendo da questa esperienza, non a testa bassa, ma a testa alta, guardando il territorio, perché se fossimo persone che ambiscono la prestazione, il territorio manco lo vedremmo. Esatto. Vedremo solo il cronometro alla fine. Il crono, ecco, vedi Marino, hai toccato un altro punto molto importante, il tempo. Io ieri sono stato in bicicletta 12 ore e ti posso garantire che quando sono in bicicletta entro in una bolla, cioè è sotto gli occhi di tutti cosa sta succedendo in questo nostro povero mondo. Ecco, la bicicletta mi dà la possibilità di entrare in una ipotetica bolla e dentro a questa bolla, l'ho anche scritto ieri sul post che ho fatto su Facebook, non entra nessuno. Ci sono io, la mia bicicletta, la mia fatica e nostra madre terra. Punto. Sono state 12 ore fantastiche, come lo sono sempre le mie uscite, non sono mai banali. Le mie uscite non sono mai banali, cioè ogni uscita per me intanto è una prova di forza e voglio che ogni uscita che faccio la mia autostima deve crescere, cioè è importantissimo soprattutto in questi momenti che la negatività regna sovrana avere autostima. E ecco, vedi, è tutto correlato, non c'è niente che viaggia per conto suo. Lo sport, la natura, tutto quello che ci circonda è una cosa unica. Ecco. Certo, ma io mi ritrovo in questa, ovviamente con una proporzione di tempi e di raggiungimento di obiettivi decisamente inferiore. Però alla domanda di mia mamma preoccupata perché io spesso mi muovo da solo, io rispondo no, sono con la bicicletta. Quindi non c'è un isolamento, cioè è Bravo. una, sei con la bicicletta che Bravo. non è una persona, però ha un grande significato, Poi ecco, una vedi, grande forza questa bicicletta. Marino, secondo me, nella vita è importantissimo avere le paure, perché chi non ha paura è un incosciente. L'importante è saperle combattere e affrontarle soprattutto le proprie paure. Affrontarle, l'unica maniera per affrontarle è scendere in campo in prima persona e fare le cose. Quando io sono partito il 6 novembre 2019 con la mia prima raccolta, ero terrorizzato perché? Perché sapevo benissimo che stavo facendo una cosa inusuale, che la gente sicuramente non avrebbe capito. Ed è stato così. È stato così per qualche mese. Ero addirittura deriso dai miei concittadini. Naturalmente non te lo venivano a dire in faccia, ma sai, le voci corrono veloci. E non riuscivano a capire, no, il motivo perché una persona a un certo punto della sua vita prende e va dentro i fossi a pulire quello che gli altri gettano.
Ci vuole tempo. La bicicletta non bisogna pensare alla meta finale. La bicicletta devi salire e goderti ogni minuto secondo. Ogni minuto secondo. Bisogna vivere il presente. E questo è fondamentale, perché se tu pensi già che hai davanti a te, porto sempre il paragone delle Olimpiadi del ciclismo estremo, 1200 km da fare in 90 ore, perché altrimenti ti squalificano, sei terrorizzato. Se invece vivi l'istante e non pensi alla meta finale, tutto scivola naturalmente e arrivi alla meta. Ecco, questo vedi, per quello ti dico che per me la bicicletta è una maestra di vita, perché continua ad insegnarmi cose nuove ogni santo giorno. Credo. Ci vuole e bisogna essere gocci anche lì, perché bisogna avere la costanza, no? La goccia inesorabile cade e fora la roccia. Ecco, lo stesso è l'impegno. Tutto nasce a tavola, naturalmente. Tu non puoi pretendere di fare l'atleta se a tavola non mangi correttamente. È tutto dalla mattina quando ti alzi alla sera quando vai a letto. Tu devi fare le cose per un motivo. Tu devi avere davanti a te degli obiettivi, sempre, tutti i giorni. Allora la tua vita non diventerà monotona e noiosa. Ogni tanto lo dico io, la mia vita è meravigliosa, Mareno, perché la sto vivendo alla grandissima, capisci? Con tutta l'umiltà del mondo. Beh, una bellissima testimonianza, complimenti. Grazie. Possiamo chiudere la regia se cortesemente ci chiama il secondo ospite telefonico, che tra l'altro credo sia vicepresidente della vostra associazione. Moreno Morello. E quindi sentiamo anche lui. Com'è nata questo contatto, cioè come vi siete conosciuti con le attività di pulizia o con altre attività? Sì. Sì. Luciano, com'è nato questa conoscenza? Sì, pronto? Sì, buonasera, siamo a Pillole d'Ambiente in diretta con Luciano Strabello. Sì, buonasera, sono Moreno. Sì, ciao. Salve. Stavamo parlando della bicicletta che poi ha insegnato, tra virgolette, all'aspetto dell'ambiente. Certo. L'utilizzo dei carrettini, la condivisione con tantissime realtà, con 200 collaboratori, insomma, che vi sostengono. In certo, qualche maniera certo. La nostra associazione è una costola, ecco perché noi abbiamo adottato il carrello e anche abbiamo addirittura dei giovanissimi che proprio lanciano lo slogan "Io sono goccia tutti i giorni". Bisogna puntare proprio sulle le giovani generazioni, perché oramai chi ha una certa età purtroppo ha un'abitudine ed è difficile modificarla, mentre puntare sulle nuove generazioni, far crescere loro in modo diverso magari da come sono cresciuti gli adulti di oggi, sarebbe cosa buona e giusta, ecco. Con le brutte abitudini che purtroppo abbiamo consolidato negli anni. Purtroppo sì, purtroppo ovviamente e fortunatamente gran parte della gente è civile, però una buona parte di inciviltà esiste ancora purtroppo. Sì, e io sono convinto che la maggior parte di noi non punta all'inciviltà. Ma bastano poche persone per rovinare un territorio. Bastano pochi civili, Assolutamente. che tra l'altro spesso lo fanno in maniera sistematica, per cui non si fermano alla prima inciviltà, ma perseguono, sapendo probabilmente di farla franca comunque, sia con piccoli gesti, gettare il mozzicone, gettare il pacchetto delle sigarette,
e anche con gesti molto più gravi, insomma, addirittura rifiuti, insomma, molto tossici. Sì, assolutamente sì. Luciano, ma comunque anche voi stessi avrete toccato con mano la realtà, e finché si racconta magari qualcuno farà anche fatica a credere, però quando facciamo le uscite ogni volta, e sì che ne facciamo le uscite, ci stupiamo ogni volta anche noi di ciò che continuiamo a trovare lungo i fossi, lungo gli astratti abbandonati, rifiuti di ogni tipo abbandonati nelle campagne, ovunque praticamente. Ti rendi conto proprio che il senso di civiltà non esiste. Ecco, una delle vostre ultime iniziative ha portato a recuperare decine e decine di pneumatici, mi sembra. Sì, per l'esattezza, in un punto solo, al Ponte delle Caselle, qui fra Borgo Veneto, Noventa Vicentina, nell'arco di 50-70 metri, abbiamo recuperato proprio sul letto del fiume 29 pneumatici, ma pneumatici importanti, difficoltosi da portare a riva, tant'è vero che abbiamo dovuto chiamare degli amici con attrezzature particolari, perché questi pneumatici erano di mezzi pesanti, di mezzi d'opera e di conseguenza, tra l'altro, tanti con il cerchione in ferro, quindi già la gomma pesa di per sé, con il cerchione pesa ancora di più, e in più anche adagiati da anni, ma da molti anni sul letto del fiume, praticamente il fango li aveva praticamente quasi sommersi, e abbiamo fatto veramente fatica a recuperarli. Però chi la dura la vince, abbiamo fatto appena in tempo a portarli in salvo, fra virgolette, che poi hanno aperto l'acqua, perché adesso inizierà la stagione estiva, e di conseguenza hanno aperto l'acqua e non potevamo più far nulla subito, quasi il giorno dopo, ecco. Quindi un gran lavoro, che ovviamente nessuna amministrazione si sobbarca direttamente. Qui abbiamo toccato un tasto dolente, per il semplice motivo che ovviamente non voglio puntare il dito contro nessuno, però contatti il genio civile, che è di sua competenza, ma il lavoro aspetta al comune, contatti il comune, e bisogna chiamare protezione civile, a livello burocratico, e c'è tutta un'altra fila da fare, che ovviamente passa il tempo, e come ho appena detto, magari lasciano defluire l'acqua appunto per i motivi risaputi, e non si può più far niente. Siamo un po' burocratizzati a livello italiano, e questo ci ferma parecchio, però Luciano ci ha insegnato che al posto di star lì a perdere tempo a far tante parole, magari tante volte anche inutilmente, finché uno pensa è meglio agire con le mani, e in questo sistema abbiamo risolto tanti ma tanti problemi che, insomma, con la burocrazia, magari tipo i pneumatici, sarebbero ancora nel letto del fiume in questo caso. Sì, sì, e lì ci rimarrebbero per molti anni, purtroppo. Ma sì, perché voglio dire, vuoi vedere che nessuno se ne è mai accorto, nessuno si è mai preso la briga. Il problema è abbastanza importante, perché anche lo smaltimento ha un costo, e se devi chiamare una ditta ha un costo abbastanza importante, e sono tutti è tutta una serie di motivazioni che poi qualcuno magari viene anche demoralizzato, oppure ma sì, faremo l'anno prossimo, ma sì, l'anno prossimo ci sarà la nuova amministrazione, lasciamo il compito a loro, e di conseguenza con gli anni, anno passa anno, e il problema non solo rimane, ma si aggrava sempre più, perché per esempio quando noi vediamo un luogo pulito, anche se io non sono abituato a buttare qualcosa per terra, vedendo pulito magari evito. Quando invece troviamo un luogo con dei rifiuti, un luogo abbandonato, siamo più propensi, non è giusto, non è una cosa da fare o giustificabile.
però sei più propenso a buttare qualcosa, tanto dici, ma sì, copertone più, copertone manco, lattina, bottiglia più, bottiglia in meno, poco cambia, c'è già il disastro. E questo è un problema abbastanza importante, insomma. Va bene, complimenti per l'attività importante che svolgete, perché veramente ha un significato, un peso in un territorio. Se posso aggiungere, Marino, Ecco Moreno è stato uno dei primi volontari che si è aggiunto nel gruppo. E mi seguiva su Facebook perché da quando ho iniziato le raccolte ho voluto appunto segnalare, fare di tutto per mettere sotto gli occhi di tutti questo annoso problema che è l'inciviltà altrui. E appunto Moreno è stato uno dei primi ragazzi che si è volontariamente una mattina abbiamo pulito il vallo lì a Montagnana e si è presentato e lì ci siamo conosciuti. Ha sposato in pieno la mia causa, che adesso è diventata la nostra causa. Per noi, come ho detto già più volte, questa è una missione e vogliamo portarla avanti sempre nel rispetto di tutti e rispettando tutti, però la prima cosa che dobbiamo fare tutti è rispettare nostra madre terra. Ecco, questo è il concetto, insomma. Certo, non c'è dubbio. Va bene, lasciamo signora Rosario Moreno Morello, credo si è impegnato in altre attività, e lo ringraziamo del suo intervento prezioso che ha chiarito insomma, le finalità dell'associazione, della neonata associazione, e lo ringraziamo Sì, ringrazio io voi per l'ospitalità e mi scuso per il collegamento un po' tardivo, ma purtroppo causa lavoro e questi sono i tempi. E ringrazio voi tutti, ringrazio pubblicamente Luciano e sempre avanti. Certo. Grazie a te, Moreno. Avanti. Ciao Ciao. ragazzi, buona Ciao. serata a tutti, grazie. Luciano, io volevo farti scambiare con te una considerazione che ogni tanto si sente anche all'interno della nostra associazione, che non persegue solo il tema della pulizia del territorio, ma anche il tema del rischio idraulico, che ha delle complessità un po' diverse. L'attività di pulizia spetta alle istituzioni, non spetta a noi. E quindi io non lo faccio. Cosa rispondi di fronte a questa considerazione? Moreno ha detto tutto prima, cioè se lo so, a volte prevarichiamo quello che sono le responsabilità e magari agiamo d'impulso, però dimmi tu se c'è un'altra strada, non c'è. Allora, in pratica i pneumatici che abbiamo raccolto, Moreno si è sbagliato, sono 39, ma insieme ai pneumatici abbiamo raccolto 4 casseforti, un registratore di cassa nel fondo del fiume Gua e una caldaia. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di un'inciviltà che è assurda. E allora, se dobbiamo aspettare le istituzioni che a livello burocratico fanno domanda per mettere in moto la protezione civile, che a sua volta non si può muovere perché prima bisogna avere il preventivo dello smaltimento, ragazzi, non si va da nessuna parte. Cioè, la burocrazia è una cosa, è un muro. E noi col muro a volte anche prendendoci dei rischi, perché insomma, ragazzi, è così, lo scavalchiamo e facciamo lo stesso quello che dobbiamo fare. Questo non è un invito a tutti per farlo, però a volte bisogna anche stimolare le amministrazioni in questa maniera. Certo, e E io sperando sempre che. non credo sia solo una questione di burocrazia. A mio avviso, un tappeto che si vede
passando a piedi o in bicicletta, in strade di grande percorrenza si va in auto, per cui non lo si vede sostanzialmente, o si fa finta di non vederlo. Ma un ambiente trattato in questa maniera, con dei rifiuti sparsi, tutto sommato non dà fastidio, tra virgolette. Se invece quel materiale io lo raggruppo, creo dei sacchi e li metto a bordo strada, quello dà fastidio, allora i social si riempiono, esatto, si riempiono di indignazione. Esatto. Stessa cosa, Marino, sono per i mozziconi. Noi abbiamo adottato un sistema, prendiamo i bottiglioni, quelli hai presenti, quelli dei distributori d'acqua che sono trasparenti. Ecco, se tu prendi un mozzicone, non si vede neanche per terra, ma prova a raggrupparne un bottiglione intero. Noi ne abbiamo raccolti 5 a Montagnana nello spazio di 3 ore fra i San Pietrini. È una cosa vergognosa. Io ho aperto un tombino a Montagnana e ho raccolto i mozziconi a due mani, ma vi rendete conto? I mozziconi dentro un tombino dove vanno? Vanno tutti al mare. Cioè, bisogna far ragionare queste persone qua. Le persone vanno fatte ragionare, perché fanno tutto d'impulso, aprono il finestrino, buttano fuori la lattina, il fazzoletto, il pacchetto di sigarette con la massima disinvoltura, ma non capisci che una volta fuori da qualche parte dovrà pure andare sta roba? Al mare va tutta. Certo. Ecco, questo è il problema. Sì, 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 beh, io condivido pienamente, però metto l'accento. Inizialmente ti ho detto che alcune persone sostengono che queste attività, pneumatici o non pneumatici, non è di competenza di un'associazione, di un comitato, ma delle istituzioni. E io rispondo che tutto quello che fa un'associazione teoricamente dovrebbe essere di competenza del pubblico. E quindi le cose si fanno primo per una passione e secondo per un fine di un certo tipo. Cosa dici? Sì, esatto. Ecco, comunque, al di là di tutto, anche le amministrazioni sono abituate in questa maniera. Cioè, come hai detto tu, no? Finché l'inciviltà è sparsa, non si vede, dunque tutti sono contenti e alla fine, insomma, però quando la raduni dà fastidio. Ma bisogna tirare per la giacchetta anche le amministrazioni e fare in maniera che si muovano a fare qualcosa di concreto, soprattutto anche a livello di monitoraggio. Noi nei comuni limitrofi qua al nostro stiamo appunto lavorando per fare in maniera che chi di dovere si prenda la briga di monitorare il territorio. Esistono le fototrappole che sono nate per monitorare la fauna, però ultimamente sono adoperate anche per monitorare l'animale a due gambe che si chiama uomo, per tutti i suoi movimenti illeciti e incivili. E vedo che sta funzionando, perché ne becchiamo ogni tanto, chi di dovere, le forze dell'ordine, ogni tanto ne beccano qualcuno. E appunto, come ti dicevo, Marino, va insegnato anche all'amministrazione che non ci sono solo certi argomenti da toccare, c'è anche l'argomento dell'inciviltà che sta dilagando sempre di più. E vedo che piano piano, ripeto, ci vorrà tempo, ci vorrà una generazione, ma qualcuno bisognerà pur che cominci. Sono perfettamente d'accordo. E io credo sia anche un problema di frazionamento di competenze, non solo fra organi, ma anche fra comuni. Abbiamo dei piccoli comuni che non si parlano tra di loro, piccoli, medi, grandi comuni, che hanno regolamenti comunali, uno diverso dall'altro, che non trovano soluzioni a questo come altri problemi.
è il caso veramente di trovarci, sederci attorno a un tavolo e discutere in maniera seria e concreta, noi istituzioni, di questo problema, proprio di trovare delle soluzioni che siano comuni. Può essere che una persona si sposta da un comune all'altro perché al confine gli è più comodo gettare dei rifiuti rispetto a un comune in cui c'è più controllo. E questo non deve accadere, insomma, anche perché poi tutti paghiamo questi abbandoni. Anche sì, certo, li paghiamo. Poi, Marino, c'è un'altra considerazione da fare. Che come hai detto tu, anche i comuni fanno fatica a guardare oltre la propria siepe, no? E sono stati casi appunto che magari per 100 metri un sindaco mi abbia detto ma lì è un altro comune, non posso fare nulla. Cioè, ecco, bisognerebbe che anche i comuni, le amministrazioni si parlassero di più. Perché alla fine, insomma, è un bene comune, cioè non è detto perché un comune pulito è 50 metri più in là, il comune è meno pulito, vabbè, diamoci una mano, no? Monitoriamo tutta la zona, senza guardare dove inizia un comune e dove finisce. Cioè, secondo me, Marino, la collaborazione salverà il mondo. Sotto tutti i punti di vista. Perfettamente d'accordo. Io ho trovato anche delle risposte a fronte di proposte, di iniziative, con assessori che tranquillamente, ma nel nostro territorio non serve la pulizia, con situazioni di degrado pesanti che durano anni. Quindi evidentemente proprio manca completamente il senso del proprio territorio, cioè la conoscenza prima di tutto e anche l'intenzione, la voglia di risolvere i problemi, ma soprattutto manca proprio la conoscenza del territorio. Evidentemente queste persone non viaggiano in bicicletta, non viaggiano a piedi, ma corrono veloci in auto dal posto. Esatto, sono d'accordissimo, cioè allora bisogna appunto tirare per la giacchetta queste persone che sono a capo, che sono i primi cittadini, con le buone maniere, con tutta la delicatezza di questo mondo. Ti faccio un esempio: il 26 marzo puliremo un tratto di provinciale, la statale 7, che va da Colonia Veneta a San Bonifacio. Sono 11 chilometri di degrado. Allora io mi sono fatto dare i numeri di telefono di tutti i 5 sindaci e sono andato a parlare con loro. E prima cosa, ecco, se tu devi avere un ok dal comune, la prima cosa che gli devi dire è: ci arrangiamo, non ti preoccupare di nulla, tu devi solamente come comune smaltire i rifiuti che noi metteremo tutti insieme in quel posto. Allora hai l'ok. Difatti il 26 noi raccoglitori di Civita Altrui ci arrangeremo a pulire 11 chilometri di strada statale, la numero 7, che è una vergogna. Ma sarà più, sì, ok, la pulizia del fosso, ok, però quel giorno lì deve essere da monito per tutti, per far capire alle persone che se allo stesso tempo ci sono persone che puliscono, allo stesso tempo le persone che passano di lì e vedono questo gruppo di volontari che puliscono le Civita Altrui, dovrebbe fare ragionare, no? E dire: ma perché io apro il finestrino e con la massima semplicità butto fuori quello che a me non serve più? Cioè, sono dei piccoli gesti che bisogna non fare più, perché un pacchetto buttato fuori da una persona, se passano 1000 persone, sono 1000 pacchetti
vuoti di sigarette che li trovi a bordo strada, per non parlare dei sacchi addirittura, insomma, di tutto e di più. Certo. Il tempo sta velocemente terminando, quindi un'oretta è passata, un'oretta abbondante. Vuoi per le prossime iniziative, per l'iscrizione, per avere informazioni, lanciare dei numeri di telefono, dei riferimenti, mail, WhatsApp per la tua associazione? Beh, posso magari dare il mio numero di telefono, che è quello che, se qualcuno vuole aderire alla nostra iniziativa, lo faccio volentieri. E vorrei parlare anche dei prossimi appuntamenti, ne abbiamo parecchi, per esempio appuntamenti per le scuole, ne ho 5-6, da partire dall'asilo alle elementari, alle medie e alle superiori. Sarò a Este, sarò a Rovereto di Guà, sarò a Montagnana, saremo a Saletto, cioè andiamo un po' dappertutto. E poi abbiamo appuntamenti nei vari comuni. Questo sabato 19 saremo a Meliadino San Vitale, poi il 26, come ti ho detto, faremo la pulizia della statale 7, e poi abbiamo a Gugliaro, 90 Vicentina. Insomma, ogni settimana abbiamo un comune nuovo da pulire, e un comune nuovo vuol dire nuove persone che ci vedranno, e si spera meno i civili e più persone che diventeranno raccoglitori di civiltà altrui. E, se vuoi ti do il mio numero di telefono, che alla fine è il contatto, secondo me, più semplice, che è 333 49 50 775. Basta anche un messaggio, poi ci contattiamo, insomma, ecco. Perfetto. Se dici, chiudiamo appunto con questo tuo appello ai prossimi appuntamenti e all'offerta di informazioni attraverso il numero di telefono che hai fornito. Speriamo, insomma, che questa trasmissione in diretta e soprattutto in registrata, che poi sarà a disposizione anche vostra, possa servire a smuovere le coscienze e le inciviltà altrui. Quindi facciamolo diventare. Questa è la speranza. Grazie Marino, grazie a questa opportunità, che, insomma, un po' di pubblicità non guasta mai. Certo. E avanti sempre, come ha detto Moreno, avanti sempre. Certo, grazie e appuntamento a giovedì prossimo con Pillole d'Ambiente. Grazie al nostro ospite, Luciano Strabello, che ci ha fornito delle informazioni molto interessanti sulla bicicletta e sul territorio. Quindi grazie, arrivederci. Buonasera. Grazie a voi.